Beh, nel 57, insomma, 19 anni fa. Però lui era particolarmente giovane e mi ricordo che aveva capito quasi da solo che cosa bisognava fare per chiudere questo carosello che doveva poi essere uno spettacolo che a un certo punto entrava nella pubblicità, però doveva entrare in un modo molto, molto magico. È un gelato di Alemagna. Ullala! È una... In cui la Rai non aveva questi programmi così incredibili e diciamo... Tognazzi e Vianello avevano abbandonato la Rai clamorosamente, Dario Fo l'avevano spinto fuori, bene o male questi rientravano attraverso Carosello. Ci sono anch'io, avrei una bella cosa da dirvi. Radio Diffusion, Télévision Française, ici Paris. Qui Parigi, amici sportivi, vi parliamo dalla linea del traguardo del Parco dei Principi, dove sta per concludersi questo appassionante... finalmente. Cameriere, 20 birre, 20 aranciate e una calzosa per piacere, che sto morendo di fame, di sete. Silenzio, che stiamo seguendo l'arrivo del Giro di Francia. Eccoci, comunque... Mi faccio dire al televisore. Chiedetelo a me, se volete. Perché? Chi ha vinto? Io ho vinto. Tu, ma fammi il piacere. Ci risiamo con le frottole, eh? Adesso viene fuori che lui era il Giro di Francia. Beh, cosa c'è da ridere? C'ero sì, sotto falso nome naturalmente. Sapete com'è, io la pubblicità non ci tengo. Sono un modesto. Ah sì, sei modesto. Ma se c'eri, come mai non sei al Parco dei Principi come gli altri? Ma tu sei matto che io sto lì a farmi intervistare, fotografare, farmi mettere una corona al collo come un cavallo? A me certe smancerie non mi piacciono. Ve l'ho già detto, sono un modesto. E poi Godet in persona mi ha chiesto in ginocchio di non più correre per non rovinare la reputazione del ciclismo. Ma senti sta faccia di tola. La TV non ha ancora dato l'ordine d'arrivo, non solo, ma ha detto che i corridori sono a 5 chilometri da Parigi. E questo non solo viene a raccontarci di essere arrivato primo, ma ha la faccia tosta di raccontarcelo di persona. Hai finito? Sicuro? Perché io al Parco dei Principi sono arrivato con 2 giorni di vantaggio, cioè l'altro ieri. E siccome non c'era nessuno ad aspettarmi, naturalmente l'organizzazione non si aspettava una prestazione del genere, sono tornato a casa. E in bicicletta, naturalmente. Da Parigi sin qui in bicicletta? No, non in bicicletta. Sono tornato a casa a piedi. Capirete che dopo tutti quei chilometri di pedalare avevo pure il bisogno di sgranchirmi un po' le gambe. Questa non la bevo. E questa la mangi? Ah, questa sempre.